Ciao! Cos'è la coerenza nelle cuffie? Non capisco. È importante e fondamentale? Ti prego, mi spieghi? Ciao cuffiettino! Vuoi sapere che cos'è la coerenza nelle cuffie? Bene, oggi te lo spiego. E intanto, sigla! Ed eccoci qua, cari amici. Oggi si parla di coerenza, la coerenza nelle cuffie. Stiamo entrando proprio nel vivo della questione. Che cos'è la coerenza? Quanto conta? Dipende da che cosa? E meditate, gente, meditate. Allora, nelle puntate precedenti abbiamo visto la risposta in frequenza, poi abbiamo visto la testa artificiale, che è fondamentale per le misurazioni delle cuffie, anche se non è proprio iperprecisa come misurazione, però ti dà un'idea, diciamo, dell'andamento, delle caratteristiche di una cuffia. E adesso parliamo della coerenza. Vediamo che cos'è. La definizione. La coerenza della risposta in frequenza, quindi si riferisce alla risposta in frequenza, descrive le variazioni della risposta in frequenza di una cuffia a causa della loro posizione sulla testa. Quindi, se io per esempio la metto così, poi la levo e la rimetto, siamo sicuri che la rimettiamo millimetricamente precisa come stava prima? Quindi questo movimento di posizionamento e di errato posizionamento causa determinati problemi sulla risposta in frequenza. Andiamo avanti. Le cuffie suoneranno in modo leggermente diverso a seconda delle dimensioni e della forma della tua testa, ok? E di come interagiscono con le tue orecchie se indossi gli occhiali. Quindi se io indosso gli occhiali, che stanno qui, ovviamente allargano un pochino la morsa che c'è nella cuffia verso il padiglione auricolare. E quindi indossando gli occhiali possiamo avere una differenza di risposta in frequenza. Oppure, se io ho una testa molto grande, quindi ho una forza maggiore che la cuffia sollecita verso di me, se uno c'è una testa molto più piccola, ovviamente la cuffia è un po' più lasca nei confronti della testa e quindi può cambiare la risposta in frequenza. Poi la misurazione si effettua misurando la risposta in frequenza dopo vari riposizionamenti. Praticamente io comincio, faccio una misurazione della risposta in frequenza, le levo, le rimetto, rifaccio un'altra misurazione della risposta in frequenza, le levo e le rimetto e faccio un'altra misurazione della risposta in frequenza. Noterete che a seconda dei posizionamenti ci sono delle cuffie che sono più critiche, quindi hanno meno coerenza, e delle cuffie che sono più o meno stabili, quindi la risposta in frequenza a seconda dei posizionamenti rimane coincidente, quindi hanno un'ottima coerenza. Quindi la coerenza è la differenza della risposta in frequenza ogni posizionamento. Ok? Andiamo avanti. Quando conta? La coerenza della risposta in frequenza è importante se sei un ascoltatore critico che desidera l'esperienza di ascolto più accurata delle tue cuffie. Per esempio, se io sono un ingegnere del suono, a me serve una cuffia che ogni volta che la indosso la risposta in frequenza deve essere molto molto simile. Perché se io lavoro con la cuffia, è ovvio che se io ho una cuffia molto critica, quindi non è coerente, quindi ho delle risposte in frequenza diverse, e quindi io quando faccio dei missaggi, dei mastering, secondo te come la posiziono mi suona diversa, quindi sbaglio i missaggi, sbaglio il mastering. Attenzione, questo è importantissimo, la coerenza è fondamentale su una cuffia. I bassi e gli alti dipendono spesso da come le cuffie interagiscono con la tua fisionomia, e l'abbiamo detto in precedenza. Testa più grande, testa più piccola, occhiali, capigliatura. Quindi le cuffie, attenzione, questo è fondamentale, suoneranno in modo diverso da ascoltatore ad ascoltatore. L'incoerenza è un problema più per le cuffie chiuse, poiché l'acustica dei padiglioni è fortemente influenzata dalla tenuta pneumatica che si crea intorno alle orecchie. Ed è giusto questo perché se io ho una cuffia chiusa, l'incremento dei bassi dipende dalla pneumaticità verso di me, verso i padiglioni, verso la testa. Invece la cuffia aperta, essendo meno problematica dal punto di vista della pneumaticità, perché è aperta da una parte,
dall'altra, quindi c'è una comunicazione. E quindi sul fatto sui bassi è più coerente rispetto a una cuffia chiusa. Le cuffie ideali dovrebbero avere la stessa risposta in frequenza, indipendentemente dalle dimensioni della tua testa, della forma dell'orecchio e del posizionamento. Quindi, quando viene misurata la coerenza della cuffia, più il punteggio è alto, infatti le prove che io ho pubblicato, ne ho pubblicate tante ultimamente, la coerenza viene data un punteggio da 0 a 30. Più è alto il punteggio, più è coerente la cuffia, quindi è meno critica nel posizionamento, nel discorso della testa e nel discorso della forma del padiglione. Tutto qui. Andiamo avanti. Dipende da che cosa? Lo ripetiamo. Forma e dimensioni della testa. Lunghezza dei capelli e tipo d'acconciatura. Se la persona porta gli occhiali, la forma e la dimensione degli occhiali. Si noti che l'influenza di questi fattori diminuisce sulle cuffie aperte, poiché rispetto alle varianti chiuse non si affidano tanto alla tenuta pneumatica per creare frequenze basse. Ok? E questo l'abbiamo già detto. Gli esseri umani con teste più grandi o più larghe tendono ad avere più bassi, perché c'è più pneumaticità, più morsa c'è. Andiamo avanti. Oh, e qui cominciamo a entrare nel discorso che io ho fatto nel precedente video sulla testa artificiale. Vediamo qui, queste sono delle misurazioni che sono state fatte su un campione di persone. E vedete che ogni persona ha una risposta a frequenza leggermente diversa. L'andamento è più o meno simile, ma l'intensità, qui sulla parte bassa, a un certo punto vediamo che sono diverse. Quindi un campione di 15 persone hanno delle risposte in frequenza sulla parte bassa diversa, perché dipende da come è fatta la testa, se è grande, piccola, eccetera, eccetera. E questa sotto qui è la testa artificiale. Come vedete, la testa artificiale si discosta molto dalla persona fisica. Quindi, quando noi misuriamo la coerenza con una testa artificiale, non abbiamo una misura veritiera, ma abbiamo un andamento che può servire per comparare più cuffie. Ma la risposta in frequenza, quindi la coerenza della risposta in frequenza sulla testa vera è un altro discorso. Quindi questo è fondamentale. Cioè la testa artificiale, ho detto precedentemente, andatevi a vedere il video precedente, sulle cuffie non è che sia proprio tutta questa grande precisione, però dà un'idea di coerenza. Ma se vogliamo fare una misura accurata, quindi di coerenza, andrebbe fatta sulla persona stessa. Tutto qua, ragazzi. Per oggi mi fermo qui. Fine qui dell'ottava puntata, che in realtà sarebbe la nona, mi sono sbagliato. E tutto qua. Ciao, ragazzi.